Con le nuove proposte del governo, quasi 2.000 piccoli comuni verranno eliminati. Barrono è uno di questi. Il sindaco mostra con orgoglio il museo del vino del suo comune e spiega perché non è una buona idea. Pensiamo, noi siamo nettamente contrari a questa ipotesi, a questa dissoluzione. È una questione di identità, di autonomia, autonomia anche democratica, nel senso che abolendo il Consiglio Comunale non c'è più la maggioranza, non c'è più la minoranza e soprattutto non ci sono più le persone che, gratificate dal consenso popolare, abilitate anche dall'affermazione elettorale, si sentono impegnate a operare. Qui un po' tutti i comuni, chi si occupa della manifestazione, chi si occupa dei fiori, delle piante, della neve d'inverno e tutti i consiglieri che non costano nulla né al comune né allo Stato. Un altro paese nelle Langhe, Cortemiglia, è sufficientemente grande e famoso per le sue nocciole. Il sindaco piace l'idea di allagarsi. Siamo sulla collina di Cortemiglia, dove visitiamo, di qua si può vedere tutto il panorama di tutto il paese. Cortemiglia è un paese di oltre 2.500 abitanti. Cortemiglia confina con piccoli comuni, dove oggi purtroppo alcune leggi penso che siano quasi positive, dove ci saranno degli accorpamenti. Confina col comune di Bergolo, uno dei comuni più piccolini, che ha circa una settantina di residenti. Confina con Levice, Bergolo, Prunetto, Pezzolo, Perletto, sono tutti paesini che circa, si parlerà di circa 300 o 500 abitanti. Se gli accorpamenti di questi piccoli comuni scenderanno con Cortemiglia, verranno accorpati con Cortemiglia, sicuramente possono creare o davvero dei servizi maggiori. Chiaramente i comuni piccolini accorpati tra di loro possono risentirne un po' di questi effettivamente di servizi, chiamiamoli così, dove Cortemiglia oggi ne offre già alcuni. Chiaramente crescendo potrebbe avere l'opportunità di avere dei servizi maggiori. Penso però che sia un impoverimento della partecipazione popolare, perché non ci sarebbe più in queste piccole località, e ci sono tanti esempi dove sono state piccole realtà accorpate a comuni più grandi, si diventa tutti periferie e non c'è più un cuore pulsante, partecipe, attivo giorno per giorno, anno per anno. Chiaro che Cortemiglia ne avrebbe sicuramente una convenienza ad accorpare questi piccoli comuni, anche per farsi sentire, anche per avere un altro indotto a livello territoriale, anche a livello politico, regionale, provinciale. E cosa facciamo poi con tutti questi sindaci disoccupati? Questo è una cosa che purtroppo non so, mi dispiace. Io l'ho detto prima, se fossi un sindaco di un paese piccolino mi preoccuperei. Non so se preoccuparmi di più, se andare in un centro grande o se preoccuparmi nello stare nel piccolino ed affrontare questi problemi tra di noi. Ma lei come sindaco non va al museo? Ma magari non trova il suo posto al museo? Penso di no, perché poi è un museo, come dicevo, multimediale, interattivo e quindi innovativo, quindi non so, io farei anche far brutta figura al museo, quindi... Ha ha ha.